Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video del vostro Leo. Ragazzi, oggi non potevo che parlarvi di questo anime perché mi ha veramente rapito, è diventato il mio anime preferito. So che esiste anche il manga, però ragazzi vorrei parlarvi di Beastars, veramente un capolavoro a mio parere degli anime, però andiamo per gradi. Prima di tutto ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle mie passioni, che possono essere cinema, sport, libri e quant'altro, e per ascoltare il mio podcast mensile che trovate anche su Spotify, dove intervisto appunto persone su una determinata passione che loro possano avere. Ragazzi, questo anime io l'ho iniziato qualche giorno fa e sono già praticamente in procinto di finirlo, però dovevo assolutissimamente parlarvene perché, insomma, lo sapete, chi mi conosce ormai da più tempo lo sa. Sono molto lento a finire le serie, sono molto lento a finire un determinato qualcosa, però c'è da dire che questa serie o questo anime, meglio, mi ha veramente rapito e l'ho finito in tempo zero, perché è veramente un qualcosa di straordinario. Ma di cosa parla Beastars? Beastars è un anime che appunto prende spunto dal manga. So di essere in ritardo di qualche anno, lo so benissimo, però insomma mi sono anche interfacciato da poco, diciamo, a questo mondo, quindi sono giustificato e però spero che anche molte persone si possano avvicinare a questo mondo dopo aver ascoltato magari questa recensione. Per quanto riguarda Beastars, Beastars parla di una storia all'interno di una scuola dove i protagonisti sono degli animali. Questi animali che hanno, diciamo, tratti antropomorfi, presentano quindi una forma più o meno umana, sono degli animali che hanno anche dei modi di fare e dei sentimenti umani, ma che allo stesso tempo mantengono quelle che poi sono le caratteristiche degli animali che loro stessi vanno ad interpretare. Il protagonista è Legoshi, un lupo di imponente stazza, che si innamora con il passare del tempo della coniglietta Haru, coniglietta nana Haru, quindi la differenza di stazza è sicuramente importantissima fra i due, e Legoshi si invaghirà di lei dopo addirittura aver cercato di cibarsene, perché Legoshi è un lupo che deve fare i conti con i propri istinti, è un lupo che deve fare i conti con la propria natura, e qui si va subito a snocciolare il primo tema, possiamo dire, di questa importantissima serie, di questo bellissimo anime, il confronto con se stessi e il cercare di scardinarsi dalla propria natura. È un qualcosa di estremamente ricorrente all'interno della nostra società, è un qualcosa che sicuramente tantissimi giovani sentono e io credo che proprio questo sia stato il messaggio che gli ideatori abbiano voluto mandare in un certo senso, il confronto con se stessi. Legoshi è un lupo che deve fare sempre i conti con la propria natura, con un aspetto esteriore davvero terrificante, ma con un cuore invece estremamente dolce. Infatti lui cerca in qualche modo di sopprimere i suoi istinti. Anche quando proprio andrà a catturare la coniglietta nana, cercherà in un certo senso di placarsi e di non ascoltare delle voci interiori che invece presentano, diciamo, tutt'altra idea. Per quanto riguarda invece quello che succede all'interno della scuola, all'interno della scuola c'è una convivenza tra erbivori e carnivori che viene mantenuta, diciamo, in un certo senso tranquilla anche dalle figure dei Beastars, che sono appunto delle figure dotate di grandissima aura, diciamo, dal punto di vista personale e che soprattutto cercano di tenere unita questa comunità in qualche modo. Colui che sembra incarnare al massimo queste, diciamo, caratteristiche è il cervo Louis, che tra l'altro è un personaggio interessantissimo perché fa anche molto viaggio introspettivo all'interno della serie, e anche questo sarà molto molto importante perché poi tra l'altro si creerà il solito triangolo amoroso che troviamo all'interno dei vari anime tra lo stesso Louis, Haru e poi il lupo Legoshi. La scuola però e la comunità tutta verrà in un certo senso destabilizzata da un avvenimento importante che accade già dalla prima puntata, quindi non vi faccio granché spoiler. Fondamentalmente un alpaca viene ucciso da un carnivore, quindi capirete bene che la distanza tra gli erbivori e i carnivori si acuisce ancora di più. Tra l'altro che caldo, perché ho il giubbotto adesso che ci sono 40 gradi a dicembre, vabbè ragazzi. Lasciamo perdere questo argomento. Okay. E qui si va a riprendere anche quello che poi è un altro tema, il tema della discriminazione, una discriminazione latente da entrambe le parti, specialmente nei confronti dei carnivori, c'è da dirlo, però la discriminazione è alla base, che sta anche poi a riprendere anche un po' il concetto e il contatto con il diverso. A me piace tantissimo quando si vanno ad affrontare tutte le diversità possibili, sia nella mente umana che in questo caso no, e quindi c'è anche in questo caso un viaggio tra le differenze. Le differenze anche tra Haru e Legoshi sono differenze importantissime. Addirittura la stessa Haru
confesserà alle Goshi di essere, diciamo, in qualche modo comandata da alcuni istinti che vorrebbero che lei venisse mangiata. Ora, io non so, questa parte non mi ha convinto tantissimo, però si vede proprio la differenza tra la voglia di essere preda e la voglia di essere predatore dell'altro, e quindi insomma c'è anche questa convivenza molto molto particolare basata anche su questi mezzi. C'è la figura poi di Haru, che è una figura davvero molto molto interessante, perché su di lei si fa un viaggio anche per quanto riguarda il bullismo, che è molto presente in età adolescenziale. Tra l'altro lei viene vista come preda non solo in quanto coniglia, ma anche in quanto ragazza. Infatti tantissimi ragazzi cercano di avvicinarsi a lei perché anche intorno alla sua, diciamo, figura girano delle voci, diciamo, non particolarmente carine per quanto riguarda invece il suo rapportarsi con le figure maschili. Ma ci sono anche tanti temi molto più approfonditi, c'è il tema anche dell'orrido, ci sono tantissime scene che non sono per niente scene banali. Tra l'altro, prima che mi dimentichi, insomma, dico già che qualcun altro ha già fatto questa recensione, quindi se ripeterò alcune cose è abbastanza normale, perché poi, insomma, sto facendo una panoramica generale. E mi scuso se insomma può dar fastidio a qualcuno. Questo anime è girato in 3D, quindi insomma un qualcosa di anche rivoluzionario in qualche modo, ma che ci sta benissimo, anche perché alcune scene hanno bisogno insomma di questa componente. C'è quindi il tema dell'orrido, c'è il tema del mistero, c'è anche appunto questo caso da risolvere per l'uccisione del povero alpaca. C'è anche la questione dovuta anche in un certo senso alla, possiamo dire, corruzione o comunque all'omertà, perché infatti ci sono anche tantissime organizzazioni criminali di cui tutti conoscono effettivamente l'esistenza, ma che nessuno effettivamente vuole riconoscere, specialmente tra le figure che hanno delle cariche decisamente importanti. Ma ci sono tantissimi temi, veramente di tutto, ce ne sono anche tantissimi altri. L'amore, ovviamente giovanile, un amore tormentato, quello tra Haru e Legoshi, un amore anche strano con tutte le diversità del caso. Non mi sono scritto tutti i temi, ma ragazzi ce ne sono veramente tantissimi. Però quelle della discriminazione, quelle del rapporto con il diverso, personalmente sono quelli che mi sono piaciuti maggiormente, perché insomma fanno molto molto riflettere, in chiave anche abbastanza leggera, perché poi ci sono anche tantissime scene leggere, altre non sono leggere affatto. Però c'è da dire che sono riusciti perfettamente ad incarnare quello che poi è lo spirito del manga, per quello che mi hanno detto anche alcuni miei amici, e addirittura in alcuni casi anche possiamo dire a superarlo, perché poi la componente visiva capirete che è estremamente importante. Tra l'altro, un altro tema è anche quello del confronto con il passato, specialmente per quanto riguarda lui. Ci saranno tantissimi colpi di scena, specialmente diciamo nella seconda stagione. Ovviamente questa è una serie che potete trovare su Netflix, mi ero dimenticato di dirlo ovviamente, ma potete trovarla su Netflix. E sicuramente non rimarrete delusi, ve la consiglio veramente tantissimo. È vero, io non avrò una conoscenza così ampia per quanto riguarda anime o manga, mi sono avvicinato da poco, ma fino a questo momento è sicuramente la mia serie preferita per quanto riguarda gli anime. Sarà anche una deformazione professionale, perché sono appassionato di animali, faccio veterinaria, e quindi insomma quando ho visto questo anime e ho unito le due cose mi sono subito innamorato, ma poi va a prendere veramente tanti di quei temi che, ragazzi, non posso non essermene innamorato, e spero veramente che anche per voi sia così. C'è anche il tema della debolezza, ovviamente, ragazzi, anche questo è un tema molto molto interessante da riscontrare, specialmente per quanto riguarda gli erbivori, che talvolta si sentono fin troppo deboli nei confronti invece dei carnivori. Io ho letto, ragazzi, che i personaggi, alcuni non hanno alcuna crescita personale, non sono d'accordo, non sono per niente d'accordo, perché insomma alcuni personaggi, è vero, insomma non saranno così tanto importanti per quanto riguarda la trama, ma altri invece hanno una crescita davvero interessante, specialmente poi vanno incontro a dei cambiamenti che alla fine sono anche giustificati anche da un loro passato, e altri invece cercheranno di maturare, quindi io la crescita la vedo e come, insomma, sono contrario a chi dice che invece ci sono troppe macchiette. Alla fine tutto è incentrato principalmente sui personaggi principali, scusate il gioco di parole. Però insomma c'è da dire che a mio parere è un anime veramente ben fatto in tutto e per tutto. Legoshi deve fare davvero i conti con i suoi istinti, altri componenti carnivori invece non riusciranno a superare questo controllo e dovranno ricorrere ad altri mezzi e ad altri luoghi per, diciamo, placare i propri istinti. Insomma, state a vedere, perché insomma anche il controllo dei propri istinti è un qualcosa che questo anime può insegnare tantissimo. Insomma, è bello, 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 stupendo, veramente io sono pronto a comprare magliette, a mettere come blocco schermo le gocce, sono pronto a fare veramente di tutto. Questo è il mio anime preferito, almeno fino a questo momento è il mio anime preferito in assoluto.
Ma detto questo, ragazzi, per oggi è veramente tutto. Io spero di non essermi dimenticato nulla. Se ovviamente voi volete aggiungere qualcosa, fatelo nei commenti. Sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa perché ho la memoria di un pesce rosso e vado a braccio. Però, ovviamente, se avete qualcosa da aggiungere, scrivetelo ovviamente nei commenti. Se avete anche delle modifiche da fare su quello che ho detto, fatelo altrettanto. Perché, insomma, ovviamente siamo qui, siamo una comunità e quindi ci aiutiamo anche noi a vicenda. Ovviamente, ragazzi, grazie per l'ascolto. Io spero veramente che questo video vi sia piaciuto e che la serie possa piacervi davvero molto molto di più. Un saluto dal vostro Leo, voi ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like, commentate, fate girare il video, fate quello che vi pare, io torno a mettermi il giubbotto perché me l'ero messo per uscire, ma prima ho detto vabbè, parliamo 10 minuti davanti ad una telecamera. Ma adesso ragazzi, veramente, sto zitto, mi chiedo e noi ci vediamo ovviamente in un prossimo video. Ciao, un bacio!